San Francisco. Global. Bella ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Qui è come sempre il vostro Goalmaster che vi parla. E oggi sono ritornato qui sul mio canale per presentarvi, in occasione quindi della rivelazione, possiamo dire, del trailer gameplay online di Call of Duty Ghost, che ormai è sulla bocca di tutti. Quindi questa rivelazione è accaduta il 14 agosto a Las Vegas, e alla quale conferenza hanno assistito anche Ron, Dredd e Johnny Crick. Penso che tutti voi li conosciate. E io ho voluto aspettare un po' per farvi avere quindi questo video, perché avrei voluto aspettare che quindi la nostra community italiana andasse a Colonia, quindi al Gamescom, per avere quindi più informazioni e farvi questo video un po' più dettagliato. Ma a quanto ho capito, al Gamescom di Colonia di Code Ghost non hanno parlato proprio molto, e quindi utilizzo le informazioni che ho sentito dai video della nostra comunità italiana, e quindi le informazioni penso di prenderle da lì. Quindi iniziamo con il trailer gameplay ufficiale di Call of Duty. Allora, come possiamo vedere, all'inizio ci dice che dobbiamo avere più di 17 anni, ma non ce ne frega molto. Vi volevo dire che questo video lo faccio con dei fermi immagini, infatti uno lo faccio proprio ora. Come potete vedere, questo cane è una ricompensa dopo una serie di punti, adesso non ricordo di preciso quanti. Però so dirvi che questo cane non è come lo sciame che si chiamava ad esempio a MV3, ma questo cane si chiama dopo una serie di punti, quindi come premio, però dopo non rimane dopo la nostra morte, ma appena noi moriamo il cane muore insieme a noi. Quindi andiamo avanti. Qui possiamo vedere che salta, qui vedete il personaggio col suo mirino Ara dettino i suoi nemici. Ecco, qui un altro fermo immagine. Qui possiamo vedere questa pistola, possiamo dire una Magnum, che penso conosceranno tutti gli amanti della modalità zombie che c'era sugli altri Call of Duty, e quindi potrebbe essere l'executioner che c'era nella modalità zombie. Ma andiamo avanti. Ok, qui c'è il cane che morde gli altri. Ok, come possiamo vedere, qui c'è scritto Customize Your Soldier, in inglese vuol dire personalizzare i propri soldati. Infatti c'è la possibilità, invece come gli altri Call of Duty, di personalizzare solamente la classe, quindi di fare una classe personalizzata. Qui si avrà la possibilità di personalizzare tutto il proprio personaggio, quindi dalla testa ai piedi, fargli la barba, non so, cambiargli i vestiti, tutto quello che si vuole si può personalizzare al 100%. Ma andiamo avanti. Ok, qui il giocatore lancia un tipo di flashbang. Qui era questo, e il secondo, che è un imbecille, infatti non lo uccide. Quindi abbatte l'altro. Qui possiamo vedere un mitragliatore con dentro del lanciagranate. Ecco, qui c'è un altro fermo immagine. Come avete visto, questo possiamo dire personaggio che si trovava su un aereo è un premio per una serie di punti. Infatti è tipo come chiamare lo stealth su Call of Duty Black Ops 2, solo che su Call of Duty Ghost, al contrario di Black Ops 2, per chiamare lo stealth bastava solamente premere l'aggeggio che si trovava lì sul braccio. Al contrario, qui su Ghost bisogna proprio salire su un elicottero e fare fuori i nemici. Quindi detto questo, possiamo andare avanti. Qui, come potete vedere, si possono proprio creare delle crew, dei clan, proprio sul gioco. Quindi deve essere proprio una cosa molto bella per giocare online in compagnia di altri, e quindi creare dei clan. Ma andiamo avanti. Ok, qui possiamo vedere che ha il personaggio. Qui la mitica forza del pompazza, che qui butta un C4 e fa esplodere il po'. Ok, qui c'è da spendere due parole su questa modalità.
Ad esempio, questa che andranno a far vedere è la Search and Rescue, cioè cerca e distruggi. E quindi lasciano le piastrine. E qui, come potete vedere, ragazzi, una cosa che mi ha molto colpito è il salto del personaggio. Infatti, non è la solita scivolata come negli altri Call of Duty, ma proprio in questo salto è tipo quello di Battlefield. A me ha colpito veramente molto. Infatti, queste cose l'hanno veramente migliorata. Quindi possiamo andare avanti. Qui esce una cosa gigante. Perché come, ecco, come avete potuto vedere prima c'era la piastrina, quindi come negli altri cerca e distruggi. E qui, come potete vedere, questo palo cade sulla macchina e la distrugge. Infatti, una cosa che mi ha veramente colpito di questo Call of Duty è che finalmente Call of Duty ha i paesaggi interattivi. C'è proprio da fare un applauso, io glielo faccio veramente. Perché prima si poteva solamente colpire le teste dei manichini su Nuketown e così sparare ai meloni che c'erano in una mappa che ora non ricordo. Adesso invece si può distruggere tutto quello che si vuole, perché adesso finalmente ai paesaggi interattibili. Ora possiamo andare avanti. Ok, qui c'è l'area dell'elicottero, qui la piastrina. Ecco, come avete visto c'è New Arsenal. Infatti abbiamo nuove armi a nostra disposizione, ma questo penso l'avete già capito. Ok, qui c'è da spendere due parole. Come avete visto adesso cade una cassa dal cielo, quindi sono come gli approvvigionamenti dagli altri Call of Duty. Come potete vedere in Ghost, quindi dopo che cade questa cassa, quindi questo approvvigionamento, potremmo chiamare una specie di Moab come in MW3, ma non è proprio una Moab, è una bomba che adesso non so come la chiameranno su Ghost. Quindi dopo che cadrà questa cassa, noi dovremmo portare a termine degli obiettivi che ci dirà, dopo avremo preso quindi questi approvvigionamenti, ci darà degli obiettivi quindi. E se noi li porteremo a termine prima di morire, ci darà in premio. E quindi questa specie di bomba che sarebbe tipo una Moab e che dopo averla chiamata dipende dalle mappe, adesso ora non ricordo, una come questa qui che si può vedere in questo trailer, si distrugge proprio, cambia, viene distrutta quindi da questa bomba. Andiamo avanti. Qui possiamo vedere il Dragonfire che adesso non spara più dei normali proiettili, quindi era difficile colpire i nemici. Infatti prima si doveva stare lì a cercare di prenderli con quei mini proiettili. Adesso invece al posto dei proiettili lancia delle granate, quindi penso sia più semplice prendere i nemici. Ma andiamo avanti. Ok, poi c'è questa modalità Cranked, che sembra veramente bella, perché in questa modalità i nostri nemici non potranno camperare, perché dopo un'uccisione partirà un cronometro, e cioè da 29 secondi fino ad arrivare a 0 secondi. Se noi in questi 29-30 secondi non uccideremo un nemico, scoppieremo. Quindi non si può proprio camperare, ma bisogna correre per trovare un nemico, altrimenti scoppieremo. Ok, qui c'è un lanciagranate per cercare i nostri nemici. Qui lancia un C4, una bomba che esplode. Ok, qui come avete visto, finalmente per tutti gli amanti di MW3 ritorna il mitico Juggernaut. Infatti, su Call of Duty Ghost è un soldato corazzato con una mitragliatrice molto potente, possiamo dire moderna, che quindi va in giro a uccidere gli avversari molto più semplicemente. E penso che per ucciderlo ci vogliano molto più colpi del normale, perché appunto ha una corazza. Qui possiamo vedere il modo in cui accoltella i nemici, infatti è cambiato dal solito Black Ops 2. Qui c'è Show Beach. Qui spara la benzina e questa scoppia e uccide il nemico. Ecco, qui c'è da spendere due parole su questa donna. Infatti, quando personalizzeremo il nostro personaggio, non solo c'è per cambiare vestiario,
ma da Call of Duty Ghost si potrà scegliere anche il sesso. Infatti si potrà scegliere tra uomo o donna, e questa è veramente una novità che hanno inserito. E niente, quindi ragazzi, il trailer finisce qui ed anche le mie impressioni finiscono qui. Io penso che questo Call of Duty ha inserito molte novità, quindi, nei Call of Duty, però penso che sia sempre lì, non penso sia cambiato molto, ma penso che lo prenderò, anche perché sembra veramente molto bello anche per quanto riguarda la grafica. Quindi ragazzi, per questo video da Goldmaster è tutto. Io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace e un commento, anche di passare dalla fanpage di Facebook, che come sempre trovate nella descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio. Un bacione e bella raga!